Nella valle del Po, sotto la fertile coltre dei campi e delle acque, gli uomini hanno scoperto una grande ricchezza per l'Italia, il metano. La produzione complessiva già disponibile è di 12 milioni di metri cubi al giorno, ma le ricerche condotte con i più moderni metodi scientifici hanno già portato ad individuare nuovi giacimenti che potranno aumentare di molto l'attuale produzione. Soltanto nel 1951 sono stati perforati 79 altri pozzi per una profondità complessiva di 125 chilometri. Mentre la produzione del gas naturale italiano si moltiplica di anno in anno, si lavora febbrilmente per estendere la rete di distribuzione. Accanto alle strade e alle ferrovie, corrono a perdita d'occhio le nuove vie del metano. Il combustibile prezioso è catturato all'uscita dai pozzi. Il gas naturale che esce dalle profondità della terra è spesso ricco di altri preziosi elementi. Ecco il più celebre di tutti, il petrolio. Si calcola che nel 1952 la produzione del petrolio e della gasolina raggiungerà le 120.000 tonnellate. La centrale di degasolinaggio, inaugurata da De Gasperi nel giugno 1952, ha fatto di Corte Maggiore uno dei centri vitali dell'industria italiana. Qui, appena pochi anni or sono, c'era soltanto l'intatta pace dei campi. Oggi, macchinari giganteschi ed esatti scompongono il gas del sottosuolo in tutti i suoi preziosi composti: metano, etano, propano, butano, petrolio, gasolina. La purezza e le caratteristiche dei prodotti di Corte Maggiore sono scrupolosamente controllate dai tecnici perché le loro qualità rimangano invariate e costanti. Delle centrali di distribuzione che regolano l'afflusso del metano alle condutture e lo avviano verso i centri di consumo. Il metano è arrivato in cucina ed ha sostituito il vecchio gas prodotto con il carbone importato dall'estero. Un metro cubo di metano scalda il triplo di un metro cubo di gas comune e costa di meno. Via il vecchio carbone anche dagli impianti del termosifone. I ragazzi si scalderanno meglio e il bidello faticherà di meno. Ecco un forno un po' più importante. Siamo in uno dei più grandi stabilimenti metallurgici italiani, dove il metano ha sostituito da pochi anni il carbone e gli altri combustibili esteri. Con le sue 9.000 calorie per metro cubo, il metano si presta a tutte le lavorazioni dei metalli. Thank you.
una silenziosa cabina, con le sue valvole e i suoi manometri, ha sostituito i neri magazzini del carbone. Da essa partono le condutture che distribuiscono il metano a tutti i reparti dello stabilimento. Così il lavoro è più agevole per gli operai e più economico per le aziende. Anche nell'industria della carta, il metano sta sostituendo il carbone. Ecco una delle più grandi cartiere italiane. Un forno dove brucia il gas nazionale fornisce il vapore per l'energia motrice e il calore per asciugare le bobine di carta nell'ultima fase della lavorazione. Settore del metanodotto è completo. Ora si scava la terra per seppellirlo a breve profondità, in modo che sopra le arterie del carbone gassoso possa riprendere il pacifico lavoro dei campi. Il metano ha preso coraggio, non teme gli ostacoli. Le sue strade scavalcano i grandi fiumi con agili ponti accanto alle strade degli uomini. Il metano è giunto in una grande industria chimica a sostituire il carbone dei forni. Ma in un prossimo avvenire il gas naturale non fornirà soltanto energia e calore. Dalle sue molecole si estrarranno infiniti prodotti sintetici, gomma, concimi chimici, nylon. In questa fabbrica di ceramiche e laterizi, le fiamme del metano diffuse da bruciatori speciali hanno quasi un aspetto magico. Richiamano i riti degli antichi adoratori del fuoco. Anche il carbone bianco delle cascate ha trovato un valido sostituto nel metano. A Tavazzano, presso Lodi, è sorta la prima grande centrale elettrica azionata interamente dal gas naturale. Le angosciose alternative dei geli e delle siccità sono vinte. Ed ecco il metano alla conquista delle montagne. I tecnici e gli operai dell'azienda statale lavorano per portare avanti la conduttura che recherà il combustibile nelle fornaci di altre fabbriche e nelle cucine di altre massaie. Da Como a Bologna, da Ferrara a Torino, le vie del metano corrono già per 2000 chilometri e crescono ogni giorno per recare ad altri italiani il nuovo dono di questa nostra antica terra materna.